Sto per provare a fare un esperimento e siccome in barca non ci sono tante persone con cui condividerlo, lo condivido con voi. Sto per cucinare l'unico essere vivente che secondo me sta anche sul c***o degli animalisti, ovvero le meduse. Yeah! Serve sale, zucchero per la marinatura, per fare espellere il liquido. Poi una mozzarella e io provo con dei pomodori, anche vediamo cosa succede. E naturalmente le meduse, ho rischiato la vita, ne ho prese 7, ma ce l'ho fatta. E voi mi chiederete, ma perché stai mangiando le meduse? Perché ho scoperto che in mare le specie commestibili sono 719 e noi ne mangiamo il 10%. Quindi, invece che rompere il c***o ai tonni che non ci hanno fatto niente, ammazziamo queste c***e, ogni volta che facciamo il bagno ci fanno male. Allora, primo step, pulire le meduse. Bisogna avere dei guanti, ho trovato questi qua che non sono proprio chirurgici, sono più da motociclista, ma vabbè. Bisogna togliere i tentacoli interni, che sono quattro, e poi delle velette che sono dentro il cappello. Ora andiamo a provare a vedere come si fa. Credevo di doverlo fare con le forbici, invece i tentacoli vengono via da Dio, li strappi via con le mani. Vediamo se riesco a farlo vedere. Via così. Porca. Ma vaffan. Viene via. Sto facendo un delirio. Ah, una mano è impossibile. Ok, allora mi ci sono picchiato, ma ce l'ho fatta. Questo è il risultato. Questi sono i tentacolini che se toccate morite. E ora le ho messe dentro questa ciotolina con dello zucchero e del sale, di modo che diano via tutto l'urticante che ci potrebbe essere ancora. Non so se c'è ancora, non l'ho toccato, non ce ne voglia. E aspettiamo un attimo. Io, grande esperto d'osmosi, dico che il tempo di marinatura è perfetto. Infatti, ha fatto tantissimo sughetto che ho colato. Adesso sono rimaste loro un pochino così inseppite. Bisogna mettere in acqua di mare, sciacquarle un pochino e poi sciacquarle in acqua dolce. Regista sono! Sono qua dentro, le ho girate e rigirate, così. Sono là da qualche parte, le vedete? Sì. Adesso cambiamo quest'acqua e la mettiamo dolce per l'ultimo risciacquo prima di bollirle. Perché salamoia acqua salata acqua dolce? Perché salamoia fa uscire il succo che potrebbe essere urticante. L'acqua salata le risciacqua dalla salamoia dolce che avevamo prima, invece l'acqua dolce le ridrata e le fa diventare di nuovo turgide. Ok, raga, questo è il primo momento della verità. Qua ci sono le meduse. Se ho fatto bene, non sono più urticanti. Quindi ora le tocco. Per i più sensibili, lo dico. Se mi pungono, bestemmio. Queste sono le nostre meduse pulite e sgocciolate. E adesso le andiamo a bollire per 3 minuti. Intanto che bollo in acqua salata, che non l'ho detto prima, mettiamo da parte del succo di arancia e succo di limone, perché le scoliamo qua dentro prima di impiattarle. Mo' scoliamo le nostre meduse. Plop, plop, plop. E le mettiamo per l'ultima volta a marinare. Guardate come si sono ingrinzite. Perfetto! E ora il momento dell'impiattamento è molto importante perché le andiamo a tagliare così, tipo carpaccio. Qua ho fatto una battuta di capperi con una specie di caprese, però con la medusa. Signore e signori, sono davvero orgoglioso di presentarvi la Jellyfish Caprese su un letto di battuta di capperi in odore d'arancio. Vabbè, la presentazione non è il mio forte, ma raga, che c***o, ho cucinato le meduse. Test. Un buon davvero. Nel consigliarvi il vino, che secondo me è il rosé, quello che si sposa meglio con questo piatto, vi ricordo che per questa pietanza bisogna passare tre test: il test dell'urticanza, che è quello della manina, il test del gusto, naturalmente, e il test del domani mattina, nel vedere se siamo ancora vivi. Ciao! Buongiorno, sono ancora vivo. Sì! Quindi sono buone e sono sane. Posso dirlo adesso, sono vivo.